Tutte bianche al lavoro al Codma di Rosciano per eseguire i tamponi. Questa mattina, dalle ore 8, gli operatori sanitari e i volontari della Croce Rossa hanno eseguito circa 200 test. Come spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione ASUR, Eugenio Carlotti, si tratta per lo più di persone di rientro da Grecia, Croazia, Spagna e Malta, ovvero i quattro paesi oggetto dell'ordinanza del Ministero della Salute. Altri casi riguardano rientri da paesi extra UE che devono rimanere in quarantena per 14 giorni, poi contatti di soggetti positivi al coronavirus e tamponi per il percorso guariti. Sono emersi nuovi casi per il focolaio di Fratte Rosa o ancora no? Per il focolaio di Fratte Rosa siamo ancora fermi alla famiglia contagiata dal caso indice che è rientrato in Francia. Stiamo tracciando tutti i contatti, alcuni di questi questa mattina hanno fatto il tampone come contatti stretti. L'esito di questi tamponi si avrà entro 48 ore, intanto nelle Marche nell'ultima giornata sono stati riscontrati 7 nuovi casi positivi al Covid-19 su un totale di quasi 1000 test effettuati nel percorso nuove diagnosi. 2 casi sono stati registrati in provincia di Macerata, uno rispettivamente nelle province di Ascoli Piceno, Ancona e Pesaro Urbino. Positive anche 2 persone provenienti da fuori regione. I degenti calano da 14 a 13, mentre aumentano i casi in isolamento domiciliare ad oggi 194. Attualmente ci sono 1.427 cittadini in quarantena per contatti con contagiati, di cui 57 operatori sanitari. Rimane invece in terapia intensiva il 60enne fanese contagiato dalla figlia rientrata in Italia da un viaggio in Croazia. Abbiamo riorganizzato i drive perché alla luce della riesplosione dell'emergenza, ancora non a livelli invernali, ma insomma ci preoccupa molto. Ci siamo riorganizzati anche perché l'ordinanza del 12 agosto praticamente ci ha piegati dal punto di vista organizzativo, perché ci ha costretti a un lavoro imprevisto, comunicatoci all'improvviso dall'oggi al domani, un po' di personale in ferie, ma ovviamente come potete vedere noi in 2 ore e mezza abbiamo tamponato 200 persone, quindi tutte le risorse che abbiamo a disposizione hanno manifestato la massima disponibilità e hanno lavorato veramente in maniera assidua. Anche la prossima settimana si proseguirà con il drive point al Codma di Rosciano nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì invece è previsto a Urbino, ma appena sarà possibile, fa sapere il direttore, verrà riaperto anche quello di Pesaro, che dovrà rimanere attivo per almeno 4 giorni a settimana. Il nostro lavoro è molto importante e siamo tutti molto stanchi, però vorrei assolutamente sottolineare il super lavoro dei laboratori, perché i laboratori sono sommersi da provette e lavorano giorno, notte, sabato, domenica e tutti i festivi dell'anno. Quindi il ringraziamento va all'ospedale d'Urbino, al dottor Barocci e alla dottoressa Vandini e a tutti i loro collaboratori e ovviamente al dottor Valentini del laboratorio di Marche Nord e a tutti i suoi collaboratori. Se noi non lavoriamo in sinergia con loro non arriviamo da nessuna parte.